Da lunedì prossimo lavori in corso nel centro della città. Saranno effettuati interventi di rifacimento sia del manto stradale di via Berengario Gaetani che la sostituzione delle basole rotte di corso Vittorio Emanuele. Sì, da lunedì cominceranno i lavori nell'ambito dell'appalto per la sistemazione delle strade, la manutenzione straordinaria delle strade. Partiranno i lavori per la sistemazione di Corso Vittorio Emanuele e via Berengario Gaetani, che in questi ultimi mesi si sono fortemente deteriorate con la formazione di tante buche e delle difformità appunto sulla pavimentazione. La strada sarà chiusa al traffico ovviamente per poter procedere ai lavori, si inizierà da Corso Vittorio Emanuele e si continuerà poi per la via Berengario Gaetani. Il tempo complessivo dei lavori è previsto in 15 giorni, fermo restando che possono esserci delle complicazioni che potranno causare ritardi, ma la volontà è quella di procedere all'apertura delle strade man mano che verranno sistemate. L'intenzione quindi è di completare in una prima fase il corso Vittorio Emanuele per poterlo riaprire al pubblico, appunto al traffico, e poi procedere all'interno di via Berengario Gaetani per continuare l'attività di sistemazione. Ulteriori lavori già in atto a Santa Lucia, sempre riguardanti la pavimentazione stradale. Sì, a Santa Lucia si era verificato un ulteriore ammaloramento della parte destra della via, appunto, della via Redentore nel tratto di Santa Lucia, per cui si è reso necessaria la risistemazione delle basole che sono presenti in quella parte della carreggiata. Più che altro era per una sistemazione di quote per quanto riguarda l'afflusso, diciamo, le acque che dovevano riversarsi appunto all'interno delle caditoie. I lavori sono stati abbastanza rapidi, l'impresa ha completato e a breve sarà appunto anche questa riaperta al traffico.